Cosenza, quanto può incidere sulla nostra squadra il fattore ambientale? Relativamente, perché la cosa più importante è pensare a noi stessi, perché penso che l'avversario più grosso appunto saremo noi stessi, e quindi dovremo cercare di continuare in quello che stiamo facendo e portare a casa dei punti. Senti, per te forse è una partita ancora più particolare, visto le tue origini catanzaresi, come magari ci tieni ancora di più rispetto agli altri, no? Sì, lo sento con più... sento dentro, essendo catanzarese ci tengo a far bene e spero di riuscire a far bene, ecco. Un gol al San Vito, insomma, darebbe forse anche una svolta al tuo campionato, al campionato di Catanzaro, insomma, la possibilità di fare bene anche per il futuro. A livello personale sì, ma conta relativamente in questo momento la stagione. Spero che la squadra riesca a continuare a far punti, che è la cosa più importante. Se dovesse uscire il gol, ancora più contento. Cosa ti manca? Cosa ti è mancato finora in trasferta rispetto alle partite che abbiamo giocato in casa, dove hai segnato 4 gol? Ancora ti manca il guizzo fuori casa, insomma. Manca il gol fuori casa. Quindi già da giovedì cercheremo di far di tutto. Siete arrivate discretamente, direi, a questa partita, no? Finalmente avete raggiunto un certo equilibrio, state giocando anche bene. Secondo me è stata la migliore della vostra prestazione. Questo potrebbe essere un segnale positivo, insomma, avete trovato una certa quadratura nell'ultimo mese. Le prestazioni secondo me non sono mai mancate, sono mancati più i risultati che le prestazioni, perché tutti gli avversari che abbiamo incontrato ci hanno sempre detto a fine partita come fate a essere in questa posizione di classifica, quindi evidentemente le prestazioni ci sono state. Sono mancati i risultati, però in questo mese siamo riusciti a fare risultati, a portare dei punti a casa e dobbiamo continuare fino al 29. Anche se magari pesano questi 2 punti in meno col Fondi, sicuramente. No? Insomma, avrebbe dovuto essere una vittoria anche abbastanza larga. No, per come abbiamo giocato il primo tempo, se finiva 4-0 non c'era niente da dire. E da lì dobbiamo partire, perché abbiamo dimostrato che lo possiamo fare e dobbiamo farlo. Stai dimostrando in tutte le rotazioni che sta facendo il mister in attacco, insomma, tu ci sei, sento quasi praticamente, stai dimostrando di essere una sorta di punto fisso di questo Catanzaro. Io qua voglio far bene, perché ho 26 anni, quindi a un certo punto devi diventare carne o pesce, e 2 perché essendo di qua c'è una voglia ancora più grande di voler far bene, però io mi sono messo a disposizione, evidentemente se il mister mi sta facendo, tutti i mister che sono venuti mi hanno fatto giocare, evidentemente qualcosa sto facendo. Diciamo che insomma sei soddisfatto fino a questo momento del tuo campionato? Ni, perché potevo avere qualche gol in più, perché qualcosa per colpa mia mi sono mangiato, e quindi non sono del tutto soddisfatto. A livello personale abbastanza, però se ci fosse stato quello di squadra sarebbe ancora meglio. Attacco che anche continua ad essere una delle note più dolenti del Catanzaro, perché con 15 gol all'attivo siamo il secondo peggior attacco del girone e questa cosa ci sta costando punti, nonostante le occasioni soprattutto nelle ultime partite siano arrivate con più continuità. Ne abbiamo avute parecchie contro il Fondi, ne abbiamo avuto un paio grosse anche a Caserta, insomma, che cos'è che manca oltre alla cattiveria sotto porta? Io credo che non c'è. Chiunque si trovasse in quelle situazioni, per come sta girando la situazione, non è che facesse tanta differenza in questo momento, perché sono girati tutti gli uomini, sono cambiati, cioè tutti abbiamo avuto occasioni, quindi secondo me un pizzico di fortuna ci è mancato, però allo stesso tempo dobbiamo migliorare e cercheremo di farlo già da giovedì. Come stai? No, bene, ho preso una botta, però spero... Sì. Ci sei? Sì, spero di sì. Bene, al mister. Ma che è un problema di no? No, ho preso una botta, però durante la partita non ho sentito niente. E il giorno dopo non mi faceva male. Adesso No, adesso bene. Sì, adesso bene.